Benvenuti a Linea di Confine. La storia che vi racconteremo oggi è quella dell'associazione Catena Alimentare, nata dal grande cuore di una donna, Nunzia Mattera, venuta prematuramente a mancare, ma che ha lasciato un ricordo indelebile, un segno all'interno dei tanti volontari che ogni giorno si adoperano in questo luogo. Ripercorreremo la storia di questa associazione insieme a tanti di loro che ci racconteranno di Nunzia, ma anche di tutto il loro operato e di quello che fanno. La nostra Catena Alimentare, nata quasi per caso ed oggi più che mai indispensabile per tantissime famiglie. Come ben sapete, la nostra associazione non ha rendite e non possiede sponsor che la sostengono, né vanta tutele importanti o appoggi politici. Trarre quindi sostegno economico e morale da persone comuni come tutte voi ci mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Siamo a Casamicciola in via Edomade, nella nuova sede della Catena Alimentare. Questo è il luogo del sogno di Nunzia Mattera, insieme ad Isabella, una volontaria, che ci racconterà un po' il percorso di questa associazione e soprattutto chi era Nunzia. Sì, Nunzia era una donna appassionata della vita e quasi 10 anni fa, l'anno prossimo ricorreranno i 10 anni di questa associazione, a seguito di un lutto familiare si rese conto di quanta povertà c'era qui su Ischia. Cominciò quindi a raccogliere le richieste di alcune famiglie, le richieste alimentari di alcune famiglie. Andava a bussare di porta in porta per avere un secondo da donare oppure una spesa da consegnare. Le raccoglieva tutte intorno al letto di casa di uno zio Franco, lì nella zona più popolare di Casamicciola, e cominciava da sola a distribuire questi aiuti alimentari. Inizialmente erano in pochi che si lasciarono coinvolgere da questa azione solidale di Nunzia. Poi a poco gli amici divennero sempre di più e l'associazione, o meglio l'azione di Nunzia, divenne appunto una vera e propria associazione. Un'associazione che ad un certo punto necessitava di una sede. Esatto, sì, gli aiuti alimentari ormai erano tanti e la casa dello zio di Nunzia non era più il luogo giusto per quest'opera solidale. Quindi Nunzia cominciò a chiedere una sede, un luogo dove poter raccogliere questi aiuti e le richieste delle persone. Cominciò anche a girare la voce. E quindi, anche se magari con tanta timidezza, con paura alle volte, le richieste aumentarono sempre di più. La prima sede arrivò in via Elena, siamo nel pieno centro di Casamicciola, lì una volta ogni 2 volte al mese circa le persone si recavano per avere appunto una spesa. Una spesa, ma anche magari un aiuto economico per poter acquistare una bombola di gas oppure per poter fare una determinata visita medica. Questa sede era situata in un vicoletto, via Elena, che è diventato un po' un'icona. Sì, è vero, è così. È diventata un'icona in che modo? Tramite un annuncio sui social, su Facebook, perché Nunzia era lì che cominciava a inoltrare tutte le richieste e a farsi avvicinare da più persone provenienti da tutta l'isola, cominciò a chiedere o quantomeno a immaginare di poter far fiorire tutte le aiuole presenti nel centro di Casamicciola. E quindi anche grazie all'aiuto di Luciana Morgera con la Borsa Verde 3.0 il vicoletto di via Elena fiorì. Quindi la sede si trovava in questo vicoletto fiorito che divenne simbolo non soltanto della Catena Alimentare ma anche di una rinascita, di un posto che appunto vuole rinascere. Cominciarono a visitarlo i turisti, le scolaresche e quindi la Catena Alimentare riuscì anche grazie a questo vicoletto fiorito a farsi conoscere sempre di più. Il vicoletto fiorito di Nunzia nasce in un sogno. Nunzia sogna
questo vicoletto, dove era la sede della catena alimentare, la prima sede, la sede storica. Immagina, quel vicoletto si trasforma in un giardino pieno di fiori, piante, di verde, e scrive su Facebook questo sogno, questo suo desiderio. Io leggo quel mattino, dico: ok, Nunzia, io ti voglio aiutare, voglio realizzare con te questo sogno. E così inizia, insieme alla Borsa Verde e agli amici lanciamo un appello: aiutateci, saremo domenica tutti quanti insieme nel vicoletto a fare giardinaggio insieme. E così è nato. È nato, ciascuno ha iniziato a portare i fiori, le piante, abbiamo iniziato a piantare e piano piano si è trasformato. E la cosa bella è stata che tutti quanti si sono impegnati a realizzare qualcosa, a prendersi cura di qualcosa in comune, qualcosa che in realtà non apparteneva a nessuno perché era un vicoletto, no? Era di tutti. E questo è stato straordinario, soprattutto perché anche le scuole hanno aderito, quindi ci sono state tante scolaresche che hanno partecipato e le giornate si sono ripetute. Era un appuntamento domenicale bellissimo, dove ognuno veniva e portava le sue talee, non necessariamente erano fiori acquistati, ma erano anche fiori e piante che si avevano in casa, quindi ognuno poteva portare qualcosa. Ed è stato bellissimo, infatti poi i risultati si sono visti, insomma è stata trasformata quella piccola stradina, ma il suo desiderio andava ben oltre, lei voleva che tutti i vicoletti di casa Micciola diventassero così. Non ci siamo riusciti, però non è detto, perché magari come è stata portata avanti la sua idea della catena alimentare, così potremmo trascinare anche gli altri residenti di altri vicoletti a trasformare le strade e i vicoletti dove abitano. No? Nunzia era una sognatrice, lo hai detto tu. E quindi avete cominciato a collaborare insieme, quindi ti ha trascinato in questo suo grande progetto, perché tu sei diventata anche volontaria. Sì, e non potevo proprio evitarlo, è stato così naturale fare le cose insieme, quindi le pensavamo e poi le mettevamo in atto, perché è vero che è una sognatrice, però in realtà vedi quanti sogni si sono poi realizzati ed è stata una cosa bellissima questa. E oggi ancora collabori con questa associazione? Avete dei progetti che state realizzando? Quali sono i vostri obiettivi, oltre al vicoletto fiorito? Intanto abbiamo fatto tantissime altre cose, altre iniziative che riguardavano anche ad esempio il Natale. C'è stata una cosa che a Nunzia sarebbe piaciuta tantissimo, che non è riuscita a vedere, ed è stata quella di realizzare l'albero dei calzini spaiati, l'albero dei calzini orfani l'abbiamo chiamato, perché tutti quanti abbiamo il dramma del calzino spaiato, e quindi è stato bellissimo organizzare insieme a tanti bambini della nuova sede della catena, la seconda sede, quella lì che c'era nel quartiere di Perrone. Abbiamo organizzato questa fantastica giornata in cui tutti i bambini hanno portato i loro calzini e da un calzino abbiamo realizzato le palle per decorare l'albero ed è stato bellissimo. Quest'anno lo rifaremo ancora nella nuova sede qui in via Domade, perché è un'iniziativa bellissima e veramente ci sono tantissime persone che partecipano. Tante sono state le esperienze vissute da Nunzia. Una, il terremoto. Sì, esatto. La catena alimentare, soprattutto grazie a questa forza, a questa determinazione che ha caratterizzato sin da sempre Nunzia, non si è mai fermata, neppure nelle emergenze più grandi. Il terremoto in realtà l'abbiamo vissuto in due step. Il primo, quello del centro Italia, ha visto Nunzia organizzare una raccolta alimentare che di persona andò a consegnare al sindaco di una delle città più colpite. L'anno successivo, nel 2017, il terremoto poi ha colpito proprio Casa Micciola, quindi alcune delle famiglie che già erano segnate duramente dalla povertà furono segnate doppiamente anche dalla tragedia del terremoto. E fu proprio in quei giorni, nel terremoto del 2017, che Nunzia scoprì di avere un tumore, si scoprì malata, tuttavia non si fermò mai, neppure in quei giorni. Ha cominciato poi a lottare per i malati oncologici come lei. Esatto, diciamo che si è fatta riconoscere anche lì Nunzia. E durante le sedute di chemioterapia si rese conto che non c'era privacy e quindi cominciò a chiedere, andò a bussare a tutte le porte anche dei potenti, chiamiamola così, per poter avere appunto più privacy lì dove si svolgevano le chemioterapie. Quindi veramente la sua forza la dimostrò anche in quei luoghi di sofferenza, di estrema sofferenza. Nunzia ha continuato nella sua opera fino a che
ha avuto forza. Esatto, proprio così. Provata dalla malattia, Annunzia fu poi costretta a restare a letto e da lì, dove tutto è cominciato, perché gli ultimi momenti della vita li ha fatti proprio in quella casa dove inizialmente radunava le spese intorno al letto, ha chiamato via via tutti i suoi amici e ciascuno di noi ha raccomandato di continuare quest'opera solidale. Solo che poi la telefonata l'ha ricevuta lei ed è stata una telefonata speciale perché fu direttamente Papa Francesco a telefonare Nunzia e lì ancora una volta Nunzia ci ha sorpreso perché invece di raccomandare se stessa alle preghiere del Papa raccomandò la sua casamicciola terremotata. Parlo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, Santità. Come sta lei? E non tanto bene, Santità, purtroppo sono malata di cancro. Ah, Dio mio. Sì, da lei mi ha parlato il vescovo Pietro Lagnese. Sì. E mi ha parlato di lei. Io, Santità, c'ho un solo sogno prima di andarmene. Io vorrei tanto incontrarla. Io l'altra notte ho avuto un sogno così veritiero che lei è stato qui da me. È arrivato con l'elicottero e mi ha tenuto abbracciato come un papà fa con una figlia. Forse questo è vergognoso perché sono una donna di 60 anni. Ma lei sa, la cosa è che invece di arrivare con l'elicottero sono arrivato col telefono. Mamma mia, Santità, è la cosa più bella che potevo ricevere nella mia vita. Non so. Vi raccomando, Santità, mettete la mia casamicciola nelle vostre preghiere. Questo è diventato un paese terremotato anche. Io prego per lei, eh? E io la ringrazio tantissimo. E lei preghi per me, eh? Tanto, Santità, grazie. Grazie a lei. A voi. Amen. Grazie. Di lì a poco, siamo a fine marzo, Nunzia è finita. E dopo i funerali la catena alimentare non si è fermata. Da associazione siamo diventati una onlus e grazie a questo abbiamo stretto una convenzione con il Banco Alimentare che mensilmente ci dona un quantitativo di merce che due volte al mese, distribuiamo ai nostri assistiti. Allora, noi qui è il nostro deposito. Praticamente quando arrivano le spese che ci danno i volontari e soprattutto il Banco Alimentare, perché da quando siete diventate onlus noi siamo supportati dal Banco Alimentare, noi mettiamo per derrate in ordine tutte le merci, in modo che possiamo prenderle senza essere in disordine. Quindi la pasta viene messa in un posto, i pannolini, le merendine, e quindi le mettiamo in ordine questo, in modo che quando arrivano le persone che hanno bisogno della nostra assistenza, prendiamo, mettiamo nei carrelli e portiamo loro fuori. Quindi questa è una stanza molto importante perché ci rendiamo conto di quello che c'è e quello che manca tenendoli in ordine. Ovviamente catalogate, selezionate tutto. Sì, perché quando arrivano dal Banco Alimentare specialmente bisogna fare una presa in carico e uno scarico, quindi è tutto documentato, non è una cosa che possiamo fare si può alla tavola, diciamo, quindi è veramente tutto messo per loro. Da quanto tempo vi occupate di questo? Siamo con Chicca che è una volontaria. Sì, io sono stata reclutata un anno per una raccolta alimentare e da allora sono entrata a far parte. Mi sono lasciata coinvolgere dall'entusiasmo di voler aiutare le persone, anche perché in realtà sono una terremotata e quindi è da lì che è cominciato tutto. Certo, non sono una parente e quindi la conosco da una vita, ma proprio in occasione del terremoto ho avuto un grande sostegno da lei e quindi quando poi sono stata appunto chiamata in carico a occuparmi della colletta alimentare, da lì mi ha fatto fortemente piacere invece diventare proprio volontaria a tempo, per dedicare il mio tempo alla catena alimentare, all'aiuto alle persone, insomma, alle famiglie. Quanto ti ha cambiato la vita questa esperienza? Io credo di sì. Guarda, sì, molto. Io è una cosa che ho proprio a cuore. Io
cerco di impegnarli quanto più è possibile. Naturalmente facciamo gli errori tutti, però cerco veramente di essere presente e di collaborare nel miglior modo possibile, perché è proprio una cosa che mi fa bene, mi fa bene. E anche tu, Lucia, da quanto tempo sei volontaria? Voglio che mi racconti la tua esperienza, anche non so se hai conosciuto Nunzia, com'era Nunzia? Io Nunzia l'ho conosciuta con l'occasione della... sono stata coinvolta da alcuni amici per la raccolta di alimenti e l'ho conosciuta in quell'occasione. Mi sono trovata per caso in questa associazione, ci sono dall'inizio, anche se ho partecipato poi fisicamente dopo la morte di Nunzia. E veramente noi siamo volontari, e lo facciamo perché ci rende prima felice noi aiutare gli altri. Nunzia era vulcanica, era positiva, non si scoraggiava. Io l'ho conosciuta in questo modo, lei era cazzi in musa proprio, ma nel termine più bello che ci possa essere. L'ho conosciuta in questa veste, lei col sorriso ti coinvolgeva, ti sapeva prendere, era proprio una persona coinvolgente, quindi veramente nessuno gli diceva di no, le diceva di no. Ogni settimana per noi quattro, perché siamo quattro della catena alimentare, insieme a voi formiamo una catena che non finisce mai. Ogni settimana è salire vicino allo specchio che scendi sempre giù, invece di andare su si scivola, perché non abbiamo di che. Settimanalmente la catena alimentare consegna 280 litri di latte, ed è tantissimo, quintali di pasta, passate, fagioli, legumi, di tutto. E vengono settimane che veramente ci guardano in faccia e purtroppo non posso consegnare. E anche le famiglie purtroppo sono aumentate. Siamo passati da 40 famiglie 10 anni fa a 5.000 pacchi spesa, con cui abbiamo concluso il 2022. Sono aumentate le famiglie, sono aumentate anche le esigenze, quindi la catena alimentare presieduta oggi da Franco di Noto Morgera, instancabile, insieme a tutti gli altri volontari, offre anche un servizio di spesa a domicilio. Abbiamo una catena mobile, un'auto con la quale accompagniamo tutti coloro che hanno bisogno di arrivare a fare una visita medica o anche a fare una spesa. Siamo di fronte a questo furgoncino che è stato ribattezzato la catena mobile. Siamo con Chicca. Di che cosa si tratta? Sì, la catena mobile è nata per esigenze, visto l'aumentare appunto delle persone in difficoltà, ci siamo muniti di questa catena mobile proprio perché così consegniamo le spese a domicilio a chi è impossibilitato a muoversi. Cosa sta facendo in questo momento Franco? Sì, Franco sta proprio riempendo il furgoncino di spese da consegnare appunto alle persone che magari non riescono a venire personalmente e quindi consegnare appunto a domicilio. Naturalmente non è solo questo lo scopo della catena mobile, ci mettiamo a disposizione anche a chi non avendo alta disponibilità ha bisogno di fare una visita medica o anche una semplice spesa al supermercato, e quindi ci mettiamo a disposizione in caso di necessità. Offriamo un aiuto psicologico e il nostro pensiero, sin da sempre, anche questo per volere di Nunzia, è rivolto ai più piccoli, non solo quelli della catena alimentare, ma anche ai bambini dell'orfanotrofio di Casamicciola, di Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola. Infatti quando è Pasqua diamo loro le uova di Pasqua, quando è Natale consegniamo loro dei regali, ma grazie anche alla collaborazione con il mondo di Alice offriamo anche dei momenti laboratoriali per tutti i bambini. Purtroppo le prove non mancano mai, e anche a seguito dell'alluvione che c'è stata lo scorso anno a fine novembre la catena alimentare non si è fermata, e quindi eravamo sul posto cercando di dare una mano a tutti coloro che avevano bisogno di ricevere una spesa o anche di avere un supporto fisico e morale.
Dinanzi a queste esigenze è stato necessario un cambio di sede. Siamo quindi andati nel cuore di Casamicciola, a Perrone, dove abbiamo operato fino al mese scorso, perché purtroppo, cambiate le esigenze, abbiamo avuto bisogno di spazi più grandi ed ecco quindi eccoci a Via Domade, a Casamicciola, dove continuiamo ad operare sempre nel nome di Nunzia. Vorremmo aggiungere e ringraziare Cesare, che è il figlio di Nunzia, che ci supporta e ci è sempre accanto. Noi lo ringraziamo di vero cuore perché l'associazione va avanti ancora e sempre col suo nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aiutaci ad aiutare col vaccino della generosità. Aiuta la catena alimentare ad aiutare ora. Fai una donazione con un bonifico o chiamaci per darci il tuo aiuto. Grazie. Abbiamo raccontato la storia della catena alimentare di Nunzia Mattera. È una storia importante perché è la testimonianza di una persona che con un grande sogno ha coinvolto tante altre persone e ha cambiato la vita di molti. Quindi vi ringrazio. Grazie a te per averci dato l'opportunità di raccontare. E volevo concludere questa puntata leggendo una frase. Una frase di un film, Un sogno per domani. Questo sono io e queste sono tre persone a cui darò il mio aiuto. Ma deve essere qualcosa di importante, una cosa che non possono fare da sole. Perciò la faccio io per loro. E loro la faranno per altre tre persone. Questo è il significato di essere una catena. Io vi ringrazio per essere stati con noi e noi ci rivediamo nella prossima puntata.